Hai dato sicuramente il tuo contributo, una pennellata chirurgica per la testa di Kozak, una bella partita, una bella prova, no? Sì, sono molto contento, anche se non mi sono allenato tanto in settimana, anzi niente, forse ieri mi sono allenato con la squadra poco, visto che negli ultimi tempi sono stato infortunato per 3 mesi, rientro e qualche problemino c'è sempre, però ho dato la mia disponibilità al mister, non è che avevo tutti quei minuti che ho giocato, però sfortunatamente sono dovuto entrare per un mio compagno che si è fatto male, spero non sia niente di grave, per Sergio, e ho cercato di mettermi a disposizione dei miei compagni per far bene. Che cosa hai percepito da questo primo periodo con la Lazio? Ma io sono stato 5 anni a Genova, dove c'era sicuramente un grandissimo gruppo, e qua ho ritrovato un gruppo molto compatto, moralmente forte, che può fare molto bene. Una raddrizzata sicuramente su dei risultati un pochino così che si erano venuti a realizzare. Questa sera la vittoria che avete portato a casa aiuterà sicuramente per il proseguire del campionato. Ma sicuramente dopo quello che ha fatto all'inizio la Lazio, sicuramente un periodo di flessione ci poteva stare. Oggi ha reagito in modo giusto, ha voluto questa vittoria e l'ha ottenuta, quindi bisogna guardare avanti, e adesso ci attende una sfida molto importante a Milano dove possiamo giocarcela alla grande. Da stasera siete salvi, Giuseppe, con 40 punti. Adesso bisogna capire quali sono le ambizioni della Lazio di questa stagione. Ma io dico che intanto 40 punti l'abbiamo fatti, quindi ci togliamo di mezzo. Poi dico che se lavoriamo bene e crediamo come stiamo facendo, possiamo toglierci parecchie soddisfazioni. Giuseppe, tornando a te, come stai? Anche perché tra 3 giorni c'è il Milan e forse Flocker non ce la fa. Io non sto benissimo, mi sono allenato poco, devo allenarmi tanto, il mio fisico richiede tanto allenamento, anche se ultimamente non sono riuscito per piccoli problemini che mi impediscono di allenarmi, però adesso stasera ho giocato, non ho avuto nessun problema, spero da domani di allenarmi bene e di recuperare in fretta. Senti, la condizione della Lazio, ho detto, dopo tante partite vinte, dopo tanti risultati, una flessione ci può essere. Adesso la flessione è finita secondo te, dopo questa prova? Deve finire, perché oggi abbiamo avuto questa vittoria, l'abbiamo ottenuta, siamo stati aggressivi, compatti in campo e abbiamo giocato la partita che si doveva giocare. Grazie, ciao, arrivederci. Grazie.